Gli auguri per un nuovo e sereno anno alla cittadinanza da parte del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna sono stati anche l'occasione per tracciare un bilancio di questi primi 6 mesi alla guida di un capoluogo così difficile. Complessivamente non sono come dire, deluso, ci sono state molte situazioni che sono, in particolare quelle che conoscevamo dall'inizio, cioè dovevamo rivedere l'accordo col governo, all'interno di questo si apriva un buco significativo che erano i 2 milioni e 6 del ticket previsti dal come introito dal ticket. Mi sembra, e l'ho detto anche in consiglio senza esserne smentito, mi sembra che quella scelta si sia definita piuttosto significativa, da un lato perché nel mentre continuiamo a verificare i tentativi di alimentare un'ipotesi di aeroporto di Grottaglie, che sarebbe stato tutto a discapito di Brindisi, dall'altro, come ho detto in consiglio comunale, cominciano ad arrivare delle anticipazioni, delle disponibilità di aziende a venire a investire qui proprio perché c'è un aeroporto che peraltro dista solo 5 minuti dal centro. Ma cosa dovrà aspettarsi Brindisi nel 2024? Beh, io spero che possiamo fare tante cose, ripeto, dovremo mettere innanzitutto in sicurezza la BMS che secondo me diventa il cuore pulsante della manovra economica con la quale questo comune può pensare, nel medio termine ovviamente, di uscire fuori dalla fase di predissesto. Poi c'è la grande altra questione che è riferita alle preliminari iniziative da assumere sul piano urbanistico generale e poi, come è stato detto da alcuni vostri colleghi, i finanziamenti del CIS. Io mi aspetto proprio alla luce di questa idea della città attrattiva che ho cercato di delineare, che qui vengono un sacco di imprenditori a proporre iniziative proprio perché trovano un'amministrazione aperta, attenta, disponibile.